Salve a tutti e benvenuti su Voce dal Tubo. Allora, questo è il primo video posto di un articolo che ho scritto sul sito. Se qualcuno avrà visto la presentazione che ho fatto, giustamente, ho spiegato qual è il motivo dei miei video posto. Ovviamente, cioè, lo voglio ripetere. Anche qui, essendo il primo video posto che faccio, è che consiste che ogni volta che io faccio un articolo, una recensione su un qualcosa, su un qualcuno, cercherò di fare un video posto, ovvero una sintesi di quello che sto parlando, di quello che ho scritto. Allora, questo essendo il primo video posto, è dedicato a un gruppo di Ghosthunter. Questo gruppo di Ghosthunter, per chi non sa chi sono i Ghosthunter, sono in poche parole un gruppo di ragazzi e ragazze che vanno alla ricerca di fantasmi e di entità mediante delle attrezzature specifiche. Ovviamente, per chi crede o per chi non crede, la cosa può essere soggettiva o non. Però comunque questi ragazzi, avendo questa passione nel ricercare un qualcosa che è al di fuori della realtà, vanno appunto in questi edifici fatiscenti o dei luoghi per poter, tra virgolette, captare delle anomalie. I Ghost Hunter che ho parlato io nell'articolo e nel sito sono il Pit. Appunto, il Pit, il nome Pit significa Paranormal Investigation Team. Come vedete, è il primo articolo che ho fatto sul sito, è appunto dedicato a loro. Perché io ho voluto parlare di loro? Cioè, lo so che sono delle persone che hanno un canale che è molto visto e molto seguito, ma perché anche a me piace molto il paranormale, e anche io in passato ho fatto delle ricerche con altri mezzi. Però comunque sono stato coinvolto in vari gruppi e associazioni inerenti all'argomento. Nel sito ho fatto questo articolo, per chi vuole lo può andare a leggere e poi mi fa sapere se gli è piaciuto. E magari lì si può anche commentare. Come vedete, il pit l'ho inserito nel sondaggio. Nel sondaggio che chiunque può andare a votare. Io ho impostato il sondaggio sia per i visitatori che per quelli che si registrano nel sito, però comunque chiunque può votare. Niente, ora vi farò vedere una sbirciatina del loro sito. Dalla grafica, diciamo, ti attira di più. Allora, i personaggi, per chi non li conosce ancora, sono... Scusate un attimo, aspettate. Allora, sono Paolo De Matteis, Deborah Bedino e Christian Valdinotti. Devo dire che sono dei ragazzi abbastanza in gamba. Ho visto quasi tutti dei loro video indagini. Qualcuno mi ha talmente preso, essendo che anch'io ho un buon occhio nel vedere e nel percepire un'anomalia attraverso anche i loro video, posso dire che ciò che fanno è reale. Ovviamente, per chi vuole credere, creda. Però
Per chi non ci vuole credere, non ci creda, c'è una cosa soggettiva questo. Però comunque vi consiglio di andare a visitare anche il sito, che è molto bello, dove loro, in poche parole, c'è qui sento un po' di tutto su quello che hanno, i loro obiettivi, le loro attrezzature. Ci sono gli articoli inerenti alle loro indagini e anche gli episodi delle loro indagini, che poi troverete anche nel loro canale YouTube. Quindi questo è il mio primo video posto. Come vedete, ripeto, scusate diciamo, il montaggio, perché sono le prime volte, quindi io non sono ancora pratico nel creare video e fare queste cose. In un'indagine ho visto anche questa qua di Gianmarco Zagado, l'ho visti tutti e tre i video, sia nel manicomio, scusate, nell'ex collegio, e sia nella casa di Gianmarco. In futuro farò anche una recensione sul canale di Gianmarco Zagado. Ovviamente vedrò cosa parlare e cosa dire. Comunque, questo è tutto. Io vi ringrazio. Per chi, ripeto, vuole andare a leggere l'articolo che ho fatto su di loro sul PIT, può andare sul sito Voi dal tubo. E niente, se vi piace questo video, mettete un like, come si dice, sul video. Per chi si vuole iscrivere nel canale, si iscriva benissimamente, non è obbligatorio, alla fin fine ognuno può andare e può fare quello che vuole. Se volete, attivate la campanella per poter ricevere le notifiche dei miei prossimi post video. Niente, io vi saluto, alla prossima. Ah, una cosa molto importante: votate i sondaggi, per chi vuole ovviamente, che io metterò nel sito, perché in base ai sondaggi e ai risultati dei sondaggi io farò dei post video e giustamente degli articoli. Il prossimo articolo che farò, non ve lo dico, sarà una sorpresa. Grazie a tutti, al prossimo post video.